Ciao a tutti amici e benvenuti a quello che sarà il mio nono episodio sulla modalità storia di One Piece World Seeker. Allora, nello scorso episodio abbiamo trovato Musubi, che è questa qui. Ora lei ci ha incaricato, in cambio di un aiuto nella ricerca dei piani della marina, di trovargli degli ingredienti per il pranzo, per i suoi bambini. Ovviamente prima di iniziare vi invito a lasciare un bel like all'episodio, per continuare a sostenere la serie. Vi invito inoltre a commentare, fammi sapere cosa ne pensate del gioco e ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, attivando anche la campanella delle notifiche. Allora, direi di partire subito, vediamo dove possiamo trovare queste carote, perché proprio non ho Alba. Magari parlando di nuovo con lei. La verdura cresce nei campi di Ruby Village, nella zona nord-ovest dell'isola. Potresti portare... Ok, sì, va bene. Ruby Village. Dov'è Ruby Village? Nord-ovest, ha detto. Quindi sarà circa qui. Andiamo a vedere. Bella. Via. Sinceramente non ho proprio Alba di dove sia. Ma porca Ruby Village, non ho proprio idea. Ah, vediamo sui cartelli magari. Non è di qua. Ma non ho le carote. Questo che è? Una specie di bar, immagino. Allora, sarà tosta, trovarli. Non ci posso credere. Ma porca miseria. Ce la faranno i nostri eroi? Sei andato troppo oltre. A parte questo, fermati. Ok. Fiorellino, molto utile proprio. C'è altro? Foglia rinfrescante e... Non qua. Materiale, frutta e verdura. Vediamo cosa abbiamo. Niente, un fico secco, non quello che ci serve a noi almeno. Allora,
Sì, non ho capito perché mi continua a dire di andare là. Frammento di gemma. Frammento di gemma. Gemma grande. Wow, bellissimo. Beh, ci ho provato, non si sa mai. Allora. Legno. Non ho la più pallida idea di dove posso trovare. Ah, non l'avevo visto. Carota appuntita, una di due. Ma davvero? Ma no! Dai che se troviamo altri di quei bricconi lì, forse riusciamo a trovare anche le carote, ma la vedo dura qua. Oh cacchio. E lui? Ma non in acqua, ma perché? Allora, vediamo cosa possiamo trovare qui. Oh. Eccoli lì. Niente. Patata d'osco, no. Mi servono altri bricconi. Là sono quattro. Là sono stesi. Ok. Questo l'hai sentito, eh? Niente carota. Peccato, davvero un peccato. Vediamo se ce la facciamo a portargli sta carota a sta tipa. Wow, altri, perfetto. Un attimo. Dai che forse. Niente, eh?
Punti abilità, ok. Nada. Ancora punti abilità. Niente. Allora, facciamo così, andiamo a cercarli qua, in questa zona. Però lei ha parlato di nord-ovest. Ma a nord-ovest qui non c'è un tubo. Proviamo a seguire la freccia che ho messo, dai, vediamo dove ci porta, ragazze. Quello lassù? Vedi quegli imponenti edifici? Quella è Steel City, dove vivono i Pro Marina. Ah, ok, vabbè, grazie. Fino lì. Ce la facevo anch'io del tipo. Allora, Jade Bridge. Ok. Woohoo! Senza offesa, ma non è che potete fermarmi molto, eh. Ruby Village! Ma porca miseria, allora c'è Ruby Village. Oh, devo cercare le carote. Sì, grazie al piffero. Perché immagino che non ci sia una maniera più veloce, no? Praticamente ho perso l'intero episodio solo per far vedere ste carote. Già pensavo di sbagliare, a parte questo. Fatta, andiamo. Adesso il problema sarà arrivare da lei, più che altro. Oh. Wow. Allora. Che vita lunga che avevano, mamma mia. Ma porca miseria. Preciso stavolta, ce l'abbiamo fatta. Ah,
Hai recuperato gli ingredienti? Sì, grazie mille per l'aiuto. Ora posso preparare un pasto delizioso da servire domani ai miei piccoli. Oh, quindi non si può mangiare subito? Oh, voglio solo assicurarmi che i miei bimbi mangino in modo sano. D'altra parte, qualunque cosa accada, sono i bambini il futuro di quest'isola. Oh, giusto, gli ordini della marina. C'è una piccola caverna a forma di corno che si staglia sul lago. Ieri ho visto un forziere della marina lì, ma non ho la minima idea di cosa contenga. C'erano anche dei pirati da quelle parti, potresti non trovare più nulla. Una piccola caverna che si staglia sul lago, grazie. Aspetta, questa ricetta è per te. Che cos'è? È la ricetta del mio pranzo speciale, ora potrai prepararlo quando vorrai. Avrai bisogno di un cuoco? Non preoccuparti, abbiamo Sanji. Grazie. Eccone un'altra. Chissà se ce ne sono altre. Ti prego, abbi cura di Jane. Tende a caricarsi di troppe responsabilità. Ci penso io. Ok. Allora, voglio andare sull'isola adesso. E dopo concludiamo l'episodio, anche perché... Oh! Mi va in acqua ancora un po' per guardare l'isola. Dicevo, concludiamo l'episodio perché sennò dopo diventa troppo lungo. Ok, ce l'ho fatta. Vedete di levarmi dai piedi voi perché non ho molto tempo. Eh? Tu chi saresti? Scusa, hai visto un forziere nei dintorni? Sì, ce n'è uno dentro la caverna, ma non ho nessuna intenzione di lasciartelo. Se sei un vero pirata, puoi sempre provare a sottrarcelo con la forza. Grazie. Mi inviti a nozze. E vai via. Tiè. Stai là. Sparisci. O almeno speravo. Ma così è molto meglio, dai. Allora, l'ingresso per la grotta è qui. Oh, eccolo qua. Vediamo cosa c'è qui. E poi posso considerare concluso questo nono episodio. Ordini. Oh, bene, bene, bene. Ok, baby lumacofono. Ho sentito Sanji, anche lui a quanto pare ha trovato un ordine. Perfetto. Ne ho trovato uno anch'io. Grande, mettiamoli tutti insieme e cerchiamo di decifrarli. Ottimo, sarò di ritorno a breve. Ah, di là, 460, ok, va bene. Sarò rapido come un lampo. Circa. No, sono di nuovo qua, non ci posso credere. Beh, ho già dimezzato la distanza, eh. Per fortuna che avevo detto che dovevo concludere. Bon, dopo aver decifrato gli ordini, concluderò l'episodio. Ci sono quasi. E corri. Non c'è nessuno. Ah no, ci sono, sì. Splendido lavoro, ragazzi. Ora posso iniziare a decifrarli. Fatto. Sul serio, quindi ora sai dove si trova il tesoro. Beh, sembra un elenco di annotazioni relative alla sicurezza. Non parla di alcun tesoro. Tutto qui. Che delusione. Rufik, e questo è il modo di ringraziare Jane per il grande sforzo profuso per decifrare quegli ordini per noi. Capisco, non sia esattamente quello che vi aspettavate, ma contiene anche i nomi di ammiragli della marina. Ammiragli? Sono qui sull'isola? Non ancora, ma il loro sbarco è imminente. Qui non si è mai visto un ammiraglio.
Vengono qui per catturare te e la tua ciurma, o forse i motivi sono altri. Ad ogni modo, ora sappiamo che dovremo essere ancora più prudenti. È tutto grazie a te, mia cara Jane. Permettimi di ringraziarti con un dolcino. Avanti, andiamo sulla Sunny. Grazie, era da parecchio che non mangiavo un dolcino. Ma un attimo, forse non dovrei mangiare dolci in un momento complicato come questo. Invece dovresti esattamente per questo motivo. Fase 1, mangia una vera licornia. Fase 2, sentiti felice e rincaricata. Fase 3, affronta il futuro con rinnovato entusiasmo. Credo sia lo stesso motivo che spinge Musubi a preparare i pranzi eccezionali per i suoi ragazzi. Ed è per questo che ti preparerò un manicaretto delizioso al punto che non riuscirai a smettere di sorridere per giorni. Sì, grazie. Sanji, prepara anche questo. È la ricetta del pranzo speciale di Musubi. Una ricetta, fammi vedere. Allora, esplorazioni. Parla con Sanji e la Thousand Sunny per ordinare esplorazioni e chiedere alla ciurma di recuperare materiali. Bello. Nella schermata di selezione indica il membro del tuo equipaggio da inviare in esplorazione. Ogni membro ha una sua preferenza riguardo i materiali da raccogliere. Scegli un membro, in base al materiale richiesto. Ok. Avrai bisogno di un cestino del pranzo pirata. Oh! Ah, ok. Ok. Seleziona l'esplorazione. Vabbè, solo Chopper e Nami. È una vera delizia. Lo preparerò anch'io non appena sarò tornato alla Sunny. Lo consegnerò a Chopper non appena sarà pronto. A dopo, Ruffy. O Raffi. Ok, amici miei. Direi che per questo non episodio possiamo concluderlo qui. Anche perché sennò andiamo oltre il tempo limite. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. E ovviamente ricordatevi anche di commentare per farmi sapere cosa ne state, come vi sta parendo il gioco, scusate. Grazie ancora, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao e grazie!